mare in città, una spiaggia dove potersi rilassare assieme ai nostri cani e tanti giochi da fare all'aria aperta. È un sogno? È una specialissima località marittima? No, è l'Idroscalo di Milano, dove abbiamo trascorso un 2 giugno davvero fantastico. Eh sì, perché al Dog Day non mancava davvero nulla. L'organizzazione a cura di Paladog ha permesso di far conoscere al grande pubblico le più belle attività cinofile. Si sono alternate gare ufficiali di Agility Dog. Lo Splash Dog, la disciplina di tuffo per cani. Cani Cross, la corsa in binomio su percorsi naturali. È un'attività che si svolge con il cane legato al conduttore ed è una vera e propria gara podistica. La Rally Obedience, uno spostamento a stazioni con esercizi da far condurre al proprio cane. E ancora cani da salvataggio e cani della polizia. Il Dog Day è un evento che ha ricevuto il patrocinio della provincia e del comune di Milano. Lo sponsor Royal Canin, che da sempre ha l'obiettivo di favorire il benessere dei nostri cani, offrendo le soluzioni nutrizionali più adatte per soddisfare le loro reali necessità, ha contribuito ad animare la giornata distribuendo informazioni e simpatici gadget ai numerosi partecipanti. Benessere, come quello che solo le attività all'aria aperta ci danno, e bene per il nostro amico a quattro zampe. Queste potrebbero essere le parole d'ordine del Dog Day, il cui ricavato ha permesso di acquistare cibo di buona qualità per i cani meno fortunati. Ecco perché quella vista al Dog Day è una proposta per una estate speciale, possibile e felice, vicino ai nostri cani. Grazie a chi ha partecipato e appuntamento al terzo Dog Day, il 2 giugno del 2015, sempre qui all'Idroscalo. Vi aspettiamo! Oh!